ragazzi, eccoci qui ritrovati in questo nuovo vlog. Allora, vi dovrò parlare di cose importanti in questo video. È un video un po' particolare perché è diverso dagli altri e parleremo di calcio oggi, in generale, del calcio reale, non FIFA, quindi di un argomento un po' diverso perché mi piacerebbe comunque parlare un po' di tutto nel mio canale, quindi direi che si può fare anche questo video. Allora, intanto location diversa. Siamo sempre in sala dove ho fatto l'unboxing della PlayStation 4 Slim, quindi se non l'avete visto andate a guardarlo subito. E intanto abbiamo tutti i vitamini qua, ce li ho tutti quanti, ragazzi, ce li ho tutti, tutti, tutti. Comunque, allora, parliamo di calcio perché, allora, intanto una cosa importantissima, io sto lavorando per un progetto con i miei amici, che praticamente loro fanno il CSI, Calcetto a 7, a Bologna ovviamente, e quindi stiamo facendo delle riprese, diciamo durante la partita, mettendo gli highlights delle azioni comunque più belle e comunque anche dei commenti, cioè diciamo delle interviste un po' ignoranti, quindi ragazzi andatevela a vedere, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Quindi passateci, iscrivetevi al canale perché comunque lo gestisco io, però i ragazzi ovviamente fanno la parte principale che è giocare le partite e fare le diciamo le interviste, quelle comunque che vi fanno divertire, perché nel prossimo video, perché adesso ne è uscito uno che è il primo, poi nel prossimo faremo un'altra cosa comunque veramente spettacolare, quindi non perdetevelo, andatevi a iscrivere, mettete la campanellina così vi arriva la notifica e cioè top, ragazzi, top. Allora, parliamo di calcio in generale perché, allora, dopo la prestazione di ieri di Buffon, allora intanto lo dico perché così non dite, ah sì, sei di parte, sei di parte. Allora, no, io sono milanista, sono sportivo, quindi è giusto comunque dar merito a tutti i giocatori di qualsiasi squadra, giustamente, perché non è che bisogna solo comunque guardare i propri. Quindi, ragazzi, allora, dopo la prestazione di ieri di Buffon, che comunque in Champions, sì, contro una squadra che magari non può essere paragonabile alle top d'Europa, però comunque ha fatto una partita che alla sua età, ragazzi, è fuori di testa, fuori di testa. Secondo me è qualcosa di incredibile. Cioè, ho voluto fare questo vlog perché secondo me praticamente nel calcio adesso c'è un'ipocrisia e una falsità che è assurda. Cioè, allora, io dico, tu società, no? Che praticamente prendi un giocatore, magari anche straniero, comunque che magari ha solo il nome, anche solo brasiliano, che quindi è bello da sentire, a 40 milioni, ok? Cioè, allora, che cos'è che... anche poi 40 milioni adesso è il minimo, quindi cioè, si parte da lì praticamente. Io dico, perché non valorizzare i giovani? Cioè, ragazzi, le bandiere nel calcio non esistono più, cioè non esistono più. Io faccio l'esempio di Totti, Buffon, cioè, ragazzi, sono giocatori che non ci sarà mai più adesso nel calcio, mai più. Cioè, basta guardare anche la nazionale. Cioè, sì, abbiamo dei giocatori buoni, ma cioè, volete mettere ragazzi con una formazione tipo quando, comunque, di quelle che io ho vissuto, diciamo, nei miei anni, dove comunque seguivo già il calcio abbastanza, cioè con una frequenza abbastanza lineare, ecco. Io mi ricordo la nazionale che ha vinto i mondiali, che comunque era sì sfavorita, però aveva dei nomi che, cioè, fanno invidia a... Cioè, non dico tutte le nazionali di adesso, ma al 90% sì, cioè Totti, Toni, Inzaghi, Pirlo, Del Piero, Iaquinta, cioè per dire Cannavaro, Nesta, cioè nomi che adesso noi ci sogniamo. E purtroppo molta gente comunque non capisce che magari dice, quando fa il mercato alla propria squadra, dice, ah sì, prendi, che ne so, Fabinho, prendi quello lì perché c'ha il nome, capito? Cioè, basta che questo qua fa 2 o 3 gol, come tipo Kondogbia dell'Inter, ha fatto un assist, un gol in Ligue 1, fenomeno, fenomeno, 40 milioni, bam, fa schifo. Quindi io, cioè, a me piacerebbe veramente che le squadre italiane puntassero sui giovani italiani. Come? Non perché sono di parte, ci mancherebbe, però come sta facendo il Milan, che ha vinto comunque la partita contro il Chievo con... Non mi ricordo adesso di preciso quanti, comunque mi sembra 7 italiani in campo, di cui il portiere che è Donnarumma, che ha 17 anni, Locatelli che comunque è giovanissimo anche lui, è una cosa bella, italiani giovani. Quindi, secondo me, le bandiere nel calcio, cioè, mancheranno purtroppo, mancheranno. E praticamente volevo fare questo video per non omaggiare, perché non sono nessuno, per omaggiare Totti e comunque Buffon. Però, cioè, ragazzi, ieri Buffon ha fatto una prestazione fuori dal normale.
Cioè, comunque ha parato cose imparabili che alla sua età, cioè, molti portieri non sanno neanche dove provare a pararle, cioè, perché sono veramente cose difficilissime con un tasso tecnico elevatissimo. Quindi, cioè, veramente tanto di cappello a Buffon. Io spero che continui a giocare per tanti anni ancora, cioè, anche se comunque sarà difficile, però se lui finché ci riuscirà, secondo me deve giocare lui, cioè, deve giocare lui. Poi Totti, ragazzi, Totti. Allora, io tifo Milan, però la Roma non so, mi piace come squadra, mi è sempre piaciuta perché comunque ha sempre avuto giocatori che a me mi hanno sempre affascinato. Totti è uno di quelli, cioè che secondo me ne nasce veramente uno ogni troppi, cioè non so neanche dire perché non so neanche che paragone fare, cioè sono veramente campioni quelli lì che non hanno prezzo, cioè un giocatore che poteva comunque andare nei suoi anni d'oro. Del grande Real, no, beh, nei suoi anni d'oro, in squadre come Barcellona, Real Madrid, magari in Inghilterra, e non l'ha fatto per rimanere a Roma, perché comunque ci tiene ragazzi, cioè lui è nato lì, bene o male, capito? Cioè è arrivato da bambino, magari sognava di giocare nella Roma, lui è arrivato a giocare nella Roma perché comunque è un fenomeno, e lui non si è voluto spostare lì, sono bandiere che non ci saranno mai più, cioè purtroppo. E comunque a me dispiace sta cosa, ho voluto fare questo vlog, come ho già detto prima, perché appunto, cioè, mi ha fatto pensare, ho detto, perché cavolo non condividere comunque anche altri contenuti nel canale, magari sul calcio reale, sul calcio che comunque sta cambiando, perché sta cambiando obiettivamente, cioè, se hai soldi vinci, compri i giocatori che costano 60 milioni, ti compri l'allenatore che ti prende 20 milioni all'anno. E poi, cioè, ovviamente bisogna anche essere nel campionato giusto, però comunque vinci. Là, ovviamente c'è anche cioè, proprio la squadra che ha distrutto questa, diciamo, regola dei soldi, che è Leicester, che l'anno scorso ha distrutto la Premier League, anche seppur comunque, cioè, totalmente meritata, però ragazzi, c'erano squadre come Chelsea, come Manchester United, come City, come Tottenham, che comunque sì hanno lottato, ma cioè Chelsea e lo United no, però comunque Tottenham e City hanno lottato, ma non erano in sta gran forma, però comunque ragazzi, cioè, hanno avuto un cuore e uno spirito di sacrificio, una voglia di lottare che manca veramente tanto in questo calcio italiano, che purtroppo stiamo perdendo sempre più giocatori italiani da far crescere per comunque arrivare ad avere una nazionale diciamo competitiva sia agli europei che ai mondiali. Comunque, ragazzi, come vi ho già detto prima, se siete ancora sintonizzati in questo video, andate in descrizione ad iscrivervi al canale della nostra squadra del CSI. Mi raccomando, ragazzi, mi farebbe tanto piacere perché comunque lo gestisco sempre io e i miei amici, quindi cioè, siamo veramente carichissimi per portarvi tanti video ignoranti, ovviamente, perché cioè, ci divertiamo tanto a fare un po' i cretini. E io adesso questo video lo concludo dicendo comunque anche un grazie perché siamo in quasi 150 e siamo saliti veramente in fretta, veramente tanto in fretta. Purtroppo Call of Duty, ragazzi, non vi è piaciuto tanto, però pazienza, io avevo già fatto i video, quindi mi ha fatto piacere comunque condividerli con voi, anche se in pochi l'hanno visto, però a me fa piacere comunque. E niente, ragazzi, magari se vi piacciono questi video, se vedo che magari ha tanti like questo video qua, ve ne farò altri perché comunque a me piace parlare in generale di tante cose. Quindi io vi saluto e vi ringrazio. Mi raccomando, nuovamente mettete il like, iscrivetevi al canale del CSI dei nostri amici, anzi dei miei amici che è qua sotto. E niente, ci si vede alla prossima, ragazzi. Bella!